2021 continua, ci troviamo allo stand di Bianchi Vending, una tra le principali aziende produttrici italiane di distributori automatici. Siamo in compagnia del direttore commerciale e marketing dell'azienda, Luca Passarella. Luca, buongiorno e bentornato. Buongiorno a te e grazie per questo spazio che ci dedichi. Luca, 20 mesi di pausa per voi, così come per tutti gli altri player, sono davvero tanti. Il vostro ufficio ricerca e sviluppo non si è mai fermato, quindi che cosa è successo in questi 20 mesi? Sì, beh, chiamarli 20 mesi di pausa è diciamo, decisamente sbagliato. Abbiamo lavorato, il team ha lavorato veramente tanto perché avevamo un obiettivo molto molto chiaro e oggi qui ad Ost finalmente possiamo presentare il risultato di questo lavoro. Noi la chiamiamo una rivoluzione, è una rivoluzione perché lo è per noi, ma ci auguriamo che lo sia anche per i nostri clienti. La rivoluzione Figital, e da qui iniziano i guai. Cosa vuol dire Figital? E questo è il punto principale su cui abbiamo basato il nostro sviluppo. È una rivoluzione che passa per alcune tematiche di tipo fisico, cioè abbiamo veramente rifatto tutta la nostra gamma vending da un punto di vista fisico, cambiando buona parte dei componenti e buona parte delle strutture che sono all'interno della macchina. Dall'altro c'è anche una rivoluzione digitale e quindi la somma di questo fisico più digitale porta alla nascita di queste Figital Solution, che sono una nuova piattaforma di prodotti molto semplice da configurare, molto semplice da mantenere, molto semplice poi nella gestione dell'interazione con il nostro cliente finale. Ecco, diciamo che questi sono in modo riepilogativo i punti di forza di questa linea, ma c'è ancora altro a vantaggio del gestore e da una parte e del consumatore finale dall'altra? Vediamolo proprio punto per punto, cioè da un punto di vista della prima installazione del prodotto per il gestore c'è un grande vantaggio. C'è un grande vantaggio che si muove su due orizzonti temporali diversi. Uno è immediato perché dobbiamo immaginare queste piattaforme come, non lo so, come dei Lego, cioè per cui ho una struttura principale all'interno del quale io vado a mettere dei bei mattoncini e questi mattoncini ci aiuteranno a comporre la macchina esattamente come la vogliamo. Dall'altro questo sono mattoncini che una volta che li ho messi dentro la macchina non sono lì fissi per sempre, per cui quando tra un po' di tempo avrò bisogno di rivedere la mia offerta per l'utente finale, avrò bisogno di cambiare alcune tecnologie all'interno, questo sarà molto semplice perché basterà togliere e rimettere uno di questi mattoncini. Questi mattoncini li chiamiamo moduli, moduli funzionali. Perché sono dei moduli? Perché sono fatti non solo di un gruppo espresso o di un mix, ma dobbiamo immaginare la macchina come tante piccole macchine al loro interno e che hanno una loro elettronica. Quindi c'è un'elettronica principale, un cervello grande che controlla che tutti i suoi bambini che sono all'interno della macchina ci siano e stiano funzionando molto bene. Questo, supportato poi da un buon software che è stato sviluppato completamente da capo, permette di avere una prima installazione anche da un punto di vista digitale molto più semplice da gestire. Perché? Perché il software è grafico, il software è intuitivo, il software è super semplice e quindi l'obiettivo che ci siamo dati è che i tecnici, gli installatori, tutti quelli che avranno a che fare con queste macchine possano in maniera molto molto semplice preparare la macchina e portarla esattamente come la vuole il loro cliente. Luca, sei stato esaustivo in pochissimi minuti. Diciamo che noi nel frattempo abbiamo avuto modo di vedere la parte esterna della macchina e non tutti i dettagli. Visto che hai citato la parte esterna, mi permetto a questo punto poi di aggiungere anche qualcosa che poi piace un po' di più, cioè le macchine sono completamente rinnovate da un punto di vista estetico, sono completamente rinnovate nella loro interazione con l'utente finale,
Ultimo dettaglio, non proprio da poco, queste macchine nascono con una tecnologia nativa che permette di installare applicazioni di terzi in modo semplice. Dobbiamo immaginare la piattaforma come se fosse un telefono, per cui se voglio aggiungere l'app che mi fa il meteo, se voglio aggiungere l'app che mi fa una qualsiasi altra possibile applicazione che ci può venire in mente, questo è possibile farlo perché lavoriamo all'interno di una piattaforma aperta. Quindi l'idea è proprio quella di portare il vending ad un nuovo livello in cui non ci fermiamo al rapporto tra operatore e utente quando è davanti alla macchina, ma che magari si può allargare un po' di più attraverso appunto l'utilizzo di applicazioni o di altre possibili, perdonami la ripetizione, applicazioni che possono essere messe, che possono essere in macchina. Va benissimo, grazie. Allora, nel frattempo le vedremo in utilizzo certamente nel corso della manifestazione Venditalia 2022, la fiera delle fiere della distribuzione automatica che si terrà tra il 25 e il 28 di maggio a Fiera Milano RO, quindi tra pochi mesi. Grazie per il contributo. Grazie a te per questo spazio e spero che chi ci sta guardando sia un po' incuriosito da queste nuove soluzioni che stiamo proponendo per il mercato.